E questo carro attrezzi tra qualche minuto entrerà in azione. Siamo in via Umberto. Pensate, la settimana scorsa, proprio in questo tratto di strada, sono state elevate ben 33 multe con la rimozione dell'autoveicolo. Vediamo se questa settimana per i catanesi andrà un po' meglio. E sono proprio le 22 spaccate, come potete vedere qui in via Umberto, la polizia locale è già entrata in azione. Signora, lei non era a conoscenza della polizia straordinaria? No. E allora stiamo salendo proprio dentro il carro attrezzi per vedere com'è la situazione, quindi se i cittadini hanno rispettato o meno il divieto di posteggio. Nonostante la campagna dei vari media locali, ma nel pomeriggio erano state messe anche degli avvisi nelle automobili posteggiate nelle zone interessate dalla rimozione dell'autoveicolo, ma a quanto pare molti cittadini, forse hanno fatto orecchie da mercante o per la negligenza, non hanno badato a questo e quindi questo è il risultato. E la macchina se ne va. Il cittadino dovrà pagare una multa da 39 euro e più, per arrivare alla propria automobile, dovrà pagare un'altra sanzione di circa 80 euro. La carro attrezzi continua la rimozione delle automobili in sosta mentre si avvicina l'autobot che appunto sta effettuando queste operazioni di polizia straordinaria della città. One more time.